Ciao Sara, come Ciao Marco. sta andando? Come stai? Tutto bene? Bene, 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 bene. Volevo chiederti un po' cosa, cioè come sta andando, cosa è migliorato rispetto all'ultima volta che ci siamo visti. L'ultima volta abbiamo trattato l'organizzazione, so che stai lavorando anche sulla strategia che dobbiamo finire. Quali sono i miglioramenti che stai ottenendo? ma allora, secondo me ha a che fare con i confini. Wow. Cioè, sto imparando a ridurre, a sistematizzare il tempo e il lavoro. Per cui, visto che i gruppi hanno funzionato, ne avevo già implementato qualcuno nuovo prima della fine dell'anno scolastico, lo chiamo così perché il mio lavoro poi cambia molto tra il periodo dell'anno scolastico e quello estivo, ho deciso e sto organizzando il calendario proprio in questi giorni che partirò con un numero maggiore di gruppi perché ha un doppio effetto. Uno su di me, pratico, pragmatico, economico e di risorse mentali, ma anche sulle persone, perché raggruppare persone che hanno necessità simili fa sì che ci sia anche un arricchimento reciproco, una condivisione delle fatiche, un qualcosa che dà un valore aggiunto maggiore. Quindi è proprio un dare un valore diverso al lavoro che si fa. Certo. E quindi so già che partirò con un numero di gruppi più che duplicato. Ah, quindi è Di tutto, aumentato. sì. E i gruppi hanno un inizio e una fine, quindi il mio obiettivo è in ogni caso, anche nella seconda parte dell'anno, ripartire con un nuovo numero di gruppi consistente. Cioè vorrei ridurre un po' il tempo dedicato alle consulenze individuali e implementare quello dei gruppi. Ok, e quello che invece è stato il miglioramento, quindi i gruppi che sei già riuscita ad implementare, che cosa significa? Cioè, che cosa ti porteranno in più? Qual è la percentuale in più che tu avrai come risultati nel tuo... Allora, non so se mi stai facendo una domanda da un punto di vista economico oppure più ampia. È ampia, ma anche qual è l'aspetto di ritorno? Anche economico in termini di miglioramento nell'aver fatto questo. Allora, c'è un ritorno che non mi aspettavo, che è legato al fatto che intanto, cioè faccio un esempio su un gruppo specifico, perché sennò mi viene più difficile. Per esempio, il gruppo adulti plus dotati. È stato un po' un esperimento, no? In realtà gli stessi membri del gruppo hanno chiesto di proseguire con un nuovo gruppo Wow. e sia con un gruppo simile, quindi più generico, più di condivisione, sia a tema. Quindi su alcuni argomenti che in parte abbiamo toccato, sentono di aver bisogno di lavorarci di più. E quindi adesso sto programmando proprio due gruppi in questa direzione. Uno aperto come se fosse un gruppo terapeutico, quindi siamo qua per condividere. Ok. L'altro invece su argomenti specifici che riguardano la plusdotazione. Quindi già qua, per esempio, da un gruppo ne sono nati altri due dove sicuramente molti, se non tutti, i membri del gruppo preesistente parteciperanno, ma ne entreranno anche nuovi. Quindi questa Certo. cosa è una grande soddisfazione. E in termini anche concreti della tua attività, in percentuale cioè, qual è stato il... Non ho fatto un conto proprio concreto ancora. Però se cioè il costo per la singola persona di partecipazione al gruppo è per ogni singolo incontro di gruppo più basso rispetto al costo della terapia o della consulenza. Però se io faccio un gruppo di 10 persone che dura un'ora e mezza, sicuramente guadagno molto di più che Certo. quello di mezza vedere una sola persona. E mi E piace, perché sai che io sulla parte economica faccio sempre fatica, mi piace dire che è un guadagno davvero non solo economico, proprio di qualità, assolutamente, è un assolutamente. valore aggiunto proprio. Quello che invece volevo chiederti, che ti stavo chiedendo, è il fatto che siano nati dall'ultima volta nuovi gruppi, cioè questo che cosa ti porterà in più nel tuo business? Se prima, per esempio, ne avevi attivi 4 e tu hai detto che li hai quanti ne hai fatti partire in più? E dunque, prima ne avevo tre, ne ho aggiunti altri uno, due, tre dopo che avevamo fatto la sessione pre-estiva, chiamiamola così. Adesso di default parto subito con 5, ma alcuni può darsi che abbiano un numero maggiore di richieste, e siccome comunque il gruppo per me ha senso se non è troppo numeroso,
Può darsi che ci siano già subito tra fine settembre e inizio ottobre anche più copie di gruppi, quindi che Quindi hai ce ne più sono. che duplicato anche in termini di Sì, fatturato. sì, sì, sì. Ok. Altra cosa invece è quella dei confini. Mi pare di capire che hai imparato a prendere delle decisioni più Sì, ecologiche delle per te. decisioni un po' coraggiose, però che hanno un ritorno anche quello positivo. Cioè, certe emergenze, certe, dottoressa, ho bisogno assolutamente, mi dispiace. Io prima di settimana prossima, prima del mese prossimo, secondo della richiesta, ovviamente, non ho spazio. Mi ha costato fatica all'inizio, però in realtà non ho avuto. Io, la mia paura era questa persona sta male davvero e magari ha bisogno, e poi mi sono detta: non sono un medico chirurgo, non sta morendo, quindi non gli salvo la vita se aspetta qualche giorno. È già quello emotivamente. Ma in realtà le persone non è che hanno detto: ah, vabbè, niente, grazie, vado da qualcun altro. Mi hanno aspettata. E Quindi. questo come ti ha fatto stare, come ti fa stare? Gratificante, perché dico, se mi aspettano vuol dire che vale la pena, no? E quindi ha senso, cioè non devo rincorrere, non devo io correre dietro ai bisogni degli È altri. lì che voglio arrivare. Come stai alla luce del aver messo quei confini che non sono eccessivi, erano troppo morbidi Sì, non prima. c'erano. È quello. Quindi, il tuo equilibrio, come. Ma lavoro meglio comunque. Cioè, se vedo una persona e la devo infilare dopo l'orario che mi ero prefissata, sì, ci sono perché ce la metto tutta, però poi sono stanca morta, sono nervosa, magari non riesco a dare tutto quello che vorrei dare. Invece, se la vedo nello spazio che sapevo che era dedicato a quello, anche proprio a livello di energie, cioè il mio lavoro ti prende tante energie mentali ed emotive. Certo. Quindi, se io sono più predisposta, sono più riposata, allora è un'altra cosa. Ok, bene, sono contento. Ho fatto un'altra piccola cosa. Ah. Poco, ma ho aggiunto un po' di attività fisica. Pochino, ma un pochino ce l'ho fatta. Quindi l'obiettivo prossimo sarà inserirla bene. Ti fa stare meglio? Sì, hai voglia. Poi io Bene. sono da donna, sono anche abbastanza umorale. Quindi l'effetto delle endorfine, dell'adrenalina è un farmaco naturale. Ottimo, sono molto contento. Brava, complimenti. Grazie, grazie.